Cristoforo, voglio sentire la vostra voce! Personalmente lo conosco da 11 anni. Lavoriamo insieme, ma non a livello politico, a livello di lavoro, da 8-9 anni. Ha aiutato tutta questa povera gente che c'è nel quartiere. L'aiuta moralmente e fisicamente. Tutte accuse infamanti sono, tutte cose infamanti ti hanno dato. Mia figlia non si merita tutto quello che ci hanno fatto. Non ha conosciuto mai questi agenti mafiosi, non ha avuto mai rapporti. Mia figlia ha avuto sempre rapporti con la Chiesa. Questo li posso dire. Ci hanno tentato a uccidere il mio corpo, non hanno avuto il potere di uccidere la mia anima. Non abbiamo bisogno di politici che sono venuti qui a pescare voti e se ne sono scappati via. Cosa ha dato la politica in questi anni per questo quartiere a rischio? Cosa ha dato la politica per i nostri giovani che qui sono figli di nessuno, vittime e succubi di un sistema incancrenato che li porta solo ed esclusivamente a fare atti di micro e macro criminalità. Giornalisti ciarlatani di piazza hanno imbrattato i giornali, sono qui presenti stasera senza che io li ho invitati, perché loro sono dei magistrati finti, hanno emesso sentenze a loro piacimento. Sì, è vero, le amicizie non è qui presente davanti a me, ma mi sento doveroso di citarlo, un giovane che ha riscattato il suo quartiere e lo nomina a voce alta, Carmelo Mazzei. Chi non s'atta comunista è. Chi non s'atta comunista è. Chi non s'atta comunista è. Dai, io. Faccio parte di una coalizione e la mia coalizione appoggerà Musumeci. Riccardo Pellegrino sosterrà Musumeci. Consigliere, Fava che decide di fare un comizio a casa sua, e Fava è libero, le piazze sono libere, sono pubbliche, può farlo benissimo, ci mancherebbe. Mi vuole ospitare, che lui ben venga qui. Qui è un territorio aperto a tutti. Il partito Forza Italia è stato vicino. Tantissimo, soprattutto il partito a livello nazionale e regionale, molto è stato vicino. Mi ha dimostrato, non ho sentito Berlusconi, però come se fosse. A me mi ha aiutato tantissimo il presidente Miccichè, ma anche gli uomini di partito a livello regionale e provinciale. Musumeci aveva dato un ultimatum. Ma Musumeci comanda a casa sua, non comanda nella lista di Forza Italia. Oggi la mia coalizione sosterrà Musumeci. E io, siccome mi reputo di essere un uomo di partito, sosterrò a sparatratta il presidente Musumeci, persona per bene e persona veramente corretta e onesta.